Brava, ci vediamo a Grigio. Bellissima, bella. Bimbi, da 10 anni. Hai 12 anni, c'hai gli ormoni di Marco Siffredi. Bimbo, alla verità io al massimo facevo questo ma da solo. Ma che è? Oh. E lo faccio ancora, per dire. Fate i bravi. Allora, quella roba da grandi è da fotografo. Chi di voi segue per in su? Ma anche là da mangiare, mi capite questa discesa per fare foto, per prendere per il culo quelli che non sono entrati. Che tra l'altro in questa calda giornata estiva. No, ma dico che presto. Incidente! Prima! Amore, che è successo? Un incidente? Hai distrutto la macchina? Non ti preoccupare, l'importante è che non ti sia fatta niente, tu sto arrivando, stai tranquilla! L'importante è che tu stia bene, stai tranquilla, sto arrivando! Dopo! Guarda là, hai distrutto la macchina, tu stai bene! Non riesci a salutare mai, tu stai bene! Tu stai bene! Ma tu devi morire! Dopo, amore, c'è un po' di gamba sulla cellula. No! Questa è l'unica cosa che non dire mai a una donna. Sono di date di calcicella. Oh oh! Dopo! Alessandro! Vedremo da poco in una clinica di pazzi. Bravo Alessandro Poglio. Però parla di iniziare a te. Ma mi sei da fuoco! Bravo, vedi, non ci senti i tormentori. Se diciamo che tu, ma che hai capito? Ah, ok. Capello lungo. Capello lunghissimo. Orecchino. Guarda che fumano. Sul ricchio hanno fatto lo scherzo di te. Beh, lo continuo a te bandracca. Continuo con te di parla. E là è come si può, la mericchiola, anche la fuori. È un console, sei proprio un principe. Beh, come ti chiami? James Kitekon. Ma che lei? Wow! 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 Ehi! Wow! 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 Esclusiva a Solofra, questa sera canterà per noi. Ciao Fonofra. No, Fonofra, Solofra. Fonofra. Io sono contento di essere qui al Freeground. È molto contento di essere qui al Playground Zone. E Playground Zone. Zone, Zone, Zone. Perché no, non si capisce. Invece si capisce. Invece si capisce. E quindi? Io canterò la canzone. Lui canterà la canzone. Per far capire a tutti che canto bene. Fai così, fai. A tutti voi questa canzone è qui. Vai, bello. Com'è intenso questa canzone? Chi è che si ama questa sera? Anche da soli. In bagno. Io faccio il testo. C'è un po' da dire, ma... A parte il Rudy Bulli. E dico Armando Maradona. Io che sia. Questo pezzo. Iniziamo però. Fatti capire, iniziamo. Sempre, vai. È iniziato tutto per il tuo cammino. Ma no, il capriccio! Io gli abbiffi da... Era un po' stremezzo. Era un po' stremezzo. E beh, se la... Quindi sente l'altitudine. Come l'acqua e il femore. L'acqua del femore non c'è. Lo capisco. E sono oggi. Lui è qui. Se io vado a fare l'acqua d'altro. Allora, un attimo a pagliare la voce. Un attimo. Posso parlare con il capitano Cucci? No, è una mezza lingua. Cosa mi dica? E stai facendo? Come ti fai? Abbassa il filo. No, penso di no. Mica ti disturbiare. Come ti senti? Di fare foca. Di fare foca. Io sto campando la fangone e scusa se mi lavo, ma se poi non mi lavo, qua me non me la dai più.
Tizia. Sofista. E allora sto scherzando. Sta scherzando. Dillo che ti lavi. Ma che devo dire? Non sono Milano. Io Milano. Io non metto niente nel tubo. E io mettendo in dubbio. Io Milano. Dimostro. Milano perché... Levati la maglia! Perché... La furtica, spero vogliami la cantare. Vabbè, ma non mi dico che niente l'ha fatto per fare queste scene, E niente, non trovo più. Io devo cercare, è un peccato di vendere. Volevo farti le case. Non gli hanno insegnato che a volte basta il pensiero. Non so come prendo la pistola, ma perché non hai a casa patrimoniale? Assolutamente anche se no, perché diciamo questo? Noi abbiamo capito che forse vivere circondati di problemi e pensare troppo ai propri problemi fa male, crea stress, crea bisogna ansia. Vivere in modo più leggero. Sì, viviamo la vita così per com'è, facciamoci una scivolata addosso, facciamoci una risata, cioè nel senso, noi abbiamo per voi un'esclusiva, un uomo che ha scoperto il familiare. Adesso una persona normale, sono sposato, adesso una moglie con tanta gente che è sposata, che è serena, e quando torno a casa mia moglie c'è, è sposata, non ti dà più l'attenzione della volta, vabbè, è male, guarda i bambini, ci sono i figli, vabbè, non si pare meno l'amore, però è bello, perché i bambini comunque ti sputano in faccia. Lo facciamo per questo paese, lo vogliamo contribuire, sì. Ma che li scappavano, come mai? Un applauso da Forza Maria. Che azienda! Poverino, chissà che problemi aveva ad Alberto Maria. Si sfoga del borsello ad Alberto Maria. Borsa. Ah, detto ciò, lei ha parlato della famiglia. La famiglia. Chi di voi è sposato? Io, chi è sposato? Io. Ah, però c'è gente che ha il coraggio di... Sposerai 12 anni. Chi è sposato? Non è la figura in merda, chi è sposato? Io. Voi due, noi da 20 anni, 24, Ah ragazzi, noi siamo sposati. Ci siamo sposati. La mia moglie è stato il mio testimone. Grande lui. Voglio bene, Luca. Lui è un grande. Ha cambiato la vita, grande Luca. E che matrimonio? Il matrimonio. Che cos'è il matrimonio? È un percorso di vita. È la condivisione di tutto. No? Quello che è suo, quello che è tuo è suo. E ogni piccolo passo di questo percorso fatto insieme è un traguardo verso la vita coniugale, no? Il primo incontro. Grazie Luca. Il primo bacio. Grazie Luca.